Possiamo partire? Sì. Allora, Piff a Teramo, qui per il premio Borsellino. Sì, abbiamo confermato tutte notizie Notizie vere. vere che qui. Sì, in realtà avrei dovuto ritirarlo qualche settimana fa, forse mese, solo che stavo girando il mio terzo capolavoro cinematografico, e quindi, però, insomma, alla fine ce l'abbiamo fatta. Quando uscirà il capolavoro cinematografico? Questa è una bella domanda, che in realtà tecnicamente ancora non l'ho finito e devo andare in India la prossima settimana, infatti abbiamo incastrato per finire il giro, quindi ancora non lo so. Cosa significa essere qui per te oggi? Ma io sono cresciuto ormai la gente non ne potrà più di quelle mie storie, però sono cresciuto in piena guerra di mafia, quindi quando uccisero, che so, dalla chiesa avevo 10 anni. E quindi in qualche modo, non ti dico che lo dimentichi, però da bambini non ci fai caso. Borsellino avevo 20 anni, ed è una cosa che secondo me la mia generazione che ha un minimo di sensibilità è una cosa che ti segna per sempre, quindi aumenta la responsabilità, ecco, se prendi il premio Borsellino, insomma, devi stare ancora più attento a quello che fai, a quello che dici. E le generazioni di oggi? La generazione di oggi, secondo me, da una parte vivono un periodo in cui la mafia non è più potente, la mafia siciliana, non la 'ndrangheta, cioè non è più un periodo in cui le mafie uccidono, non come una volta, e questa cosa è un bene, però l'assenza di omicidi, ringraziamo il cielo, però questa assenza di omicidi, soprattutto le generazioni di oggi non la percepiscono più come un pericolo, e quindi soprattutto al nord, al centro Italia, al nord, secondo me non avendo la sensazione di pericolo, non la vedono, perché la mafia ormai si è imborghesita già da tempo, ma è da molto tempo, e quindi è più invisibile, ma spesso è molto più vicina di quanto non si pensi. Parlare di temi come la mafia attraverso il cinema, come hai fatto tu, aiuta ad allargare, come dire, anche il pubblico attraverso quindi il cinema, anche arrivare più giovani. Ma sì, la mia tesi è che la presa in giro contribuisce molto a smitizzare il mito, perché comunque c'era sempre stato il mito, anche la mia famiglia fortunatamente non ha mai frequentato ambienti mafiosi, ma anche la borghesia palermitana aveva una certa mitologia. Il mafioso era quello che costruiva il palazzo, si faceva rispettare, si usavano questi termini, oggi sarebbe bestemmie. Se io prendo in giro la famiglia di Rina su Rai 1, è una cosa che è una bomba per un ragazzino che cresce con un'altra mentalità. E quindi io sono convinto che la cosa figa è che secondo me la mafia non l'ha capito questa cosa, quindi io non rischio la vita, faccio il figo antimafia, ma non ho mai rischiato la vita. Però insegna tantissimo, la presa per il culo, scusate il termine, quando l'oggetto è un mafioso, la mafia non ha senso dell'umorismo, questa cosa, e quindi io sono convinto che funziona tantissimo. Quanto è importante che premi come il Paolo Borsellino vadano avanti e siano giunti alla 24ª edizione? È importante, ma innanzitutto sono riuscito a prendere, poi per me può chiudere il problema domani perché io già l'ho preso. Però per me sicuramente, te l'ho detto, spero di essere, come dire, di non deludere, perché aumenta la mia responsabilità. E poi, ho visto i premi, il capo della polizia, Renato Cortese, che per me è un mito, che ha preso una serie di latitanti, il premio me lo dà il sostituto procuratore Tartaglia, e insomma, gente che la mafia l'ha combattuta e la combatte seriamente. Io sono un minchione in confronto, quindi, però, sì, soprattutto è singolare, ma è importante che il premio non sia a Palermo, perché contribuisce a far capire che il problema mafia non è più solo un problema siciliano da tempo, non è più un problema italiano, ma è un problema quantomeno sicuramente europeo. So che ancora i tedeschi, per esempio, non l'hanno capito. Sì, tu hai detto che la mafia non ha senso dell'umorismo, tu non hai mai avuto paura in questi anni? Ma guarda, io all'inizio, quando scrivevo prima il film La mafia uccide d'estate, e poi quando abbiamo scritto la serie,
Ma ha detto, non, secondo me non rischio la vita, però un messaggino mi arriva. Però in realtà, soprattutto la serie, quando vi ho scritto sulle cose di Totorina, perché i figliuoli di Rina sono ancora, insomma, uno è in carcere, però l'altro è ancora in libertà, e ho detto mi arriverà qualcosina, però la verità è che non mi è mai arrivato niente, e questa dimostrazione che perfino le cose in Italia possono cambiare. Questa è la prova, io per scherzare dico, il fatto che sia ancora vivo e che giro a Palermo senza alcun problema, non ci penso neanche, e non c'è nessuno mi fa il messaggino, è la dimostrazione che i miglioramenti ci sono stati, e questo è un dato di fatto. Poi che la strada è ancora lunga, però se l'avessi scritto 20 anni fa o Totorina è ancora in libertà, forse. Non lo so. La verità è che oggi ci dovrebbe essere un pif calabrese che giri la 'Ndrangheta uccide solo d'estate, idealmente. Possiamo proporlo. È difficile trovare un altro pif, però la realtà è che c'è un bisogno di un... Ci trasferiamo in Calabria. Lo stesso atteggiamento in Calabria. Guarda, è che io non sarei tentato di farlo, ma ho paura che la gente veramente non ne possa più di me, parlo sempre di mafia, però ci vorrebbe qualcuno con lo stesso atteggiamento che lo faccia in Calabria, veramente lo auspico. Magari non lo girerei io, ma sicuramente lo aiuterei a produrlo.